Cosa stai preparando? Allora, stiamo facendo un primo, una lasagnetta croccante con finferli, verdurine e fonduta parmigiano e salvia. Allora, cominciamo così. Spadelliamo un attimino i finferli che abbiamo raccolto a ottobre e messo via. Queste sono delle verdure sedano rapa, carote e zucchine, sbollentate per qualche secondo, un po' di sale, sono i pepe. E la pasta delle lasagnette come preparata? La pasta delle lasagnette è una pasta all'olio, farina, olio e un tuorlo d'uovo senza sale, che viene tirata e piegata spennellandola di continuo con l'olio d'oliva e poi viene cotta in forno in modo che faccia le bolle come i crostoli, come le chiacchiere. Qui abbiamo della fonduta al parmigiano e salvia, una panna ridotta con delle foglie di salvia, si riduce di un terzo, poi si leva la salvia e si frulla montando con del parmigiano. Andiamo a montare il piatto. Mettiamo una puntina di salsa per bloccare la lasagnetta che cercheremo di tenere in caldo. Poi si fa degli strati tipo mille foglie. Esatto, si fa una specie di mille foglie con la lasagnetta, una mille foglie salata. Questo, un pelino di salsa. Di colore. Così e così. Due germogli di rapa, che anche questi fanno colore. E questa è la nostra lasagna. Questo piatto è stato preparato da Dal Faramario, e siamo alla locanda Altavilla di Bianzone.